cittadine e cittadini del mondo. Noi non siamo né cittadini europei né italiani, ma viviamo, studiamo, abitiamo in Italia. Io sono Chiara e sono italiana. Mi chiamo Erika, sono cinese ma sono nata in Italia. Sono Gerald, vengo dalla Costa d'Avorio e sono in Italia da 3 anni. Mi chiamo Stefania e sono italiana. Io sono Basma, sono italiana ma la mia famiglia ha delle origini marocchine, vivo in Francia. Mi chiamo Eloise, sono francese. Sono Jennifer, sono francese ma la mia famiglia ha origini congolesi. Sono Fiona e sono francese ma mia madre è finlandese e mio padre è spagnolo. Io sono Musa, sono guineano, sono arrivato in Italia 4 anni fa. Mi chiamo Cristina, sono cinese, ma sono nata in Italia. Mi chiamo Fedia, sono nata in Italia e ho origine algerina. E forse quando avrò 18 anni sarò cittadina italiana. Io mi chiamo Irene e sono italiana. Io sono Sara, vivo in Italia da 4 anni e ancora sono solo ivoriana. Mi chiamo Francesca e sono italiana. Perché siamo qui? Fin dall'antichità i popoli sono migrati, anche le nostre famiglie. Anch'io! Da solo ho lasciato la mia terra, la mia casa, alla ricerca di una nuova vita. Ma hai quel diritto ovunque tu vada? No, io voglio scegliere il luogo dove vivere e dove morire. Io sono persona. Ho visto tanti miei fratelli morire, tanti nel mio cammino, nel mar Mediterraneo. Io vorrei un mondo unito, basato sulla libertà, l'uguaglianza e la dignità umana. Ma noi riconosciamo le nostre radici nel Mar Mediterraneo? Sì, perché fin dall'antichità il Mediterraneo è stato in croce di popoli, di culture e luogo di differenze fondate su radici comuni. Cosa rappresenta il Mediterraneo oggi? Oggi è specchio dei problemi della società globale e dell'Europa. Populismi, nazionalismi, estremismi, costruzioni di frontiere e nuovi muri, guerre, cimitero di morti. Le guerre. Per voi quali sono le cause delle guerre oggi? Supremazia dei poteri, il monopolio del mercato delle risorse energetiche, la differenza tra etnie, religioni e culture. Il terrorismo, la manipolazione e l'omologazione dei mass media. L'ingiustizia che divide classi sociali e popoli in sfruttatori e sfruttati. Gli interessi economici delle nazioni sono oggi cause della guerra. E noi perché abbiamo permesso che accadesse tutto ciò? La ricerca del potere, la disumanità dell'uomo e la distribuzione iniqua delle risorse per me hanno causato ciò. Credo anche l'indifferenza, il non ricordare, l'invenzione del diverso. E noi cosa potremmo fare concretamente? Dobbiamo parlare, dobbiamo far sentire la nostra voce. Opporci ogni giorno contro i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e le violenze. Lottare per i nostri diritti. La mobilità. L'accoglienza. L'asilo. La protezione. La cittadinanza, il lavoro, la dignità. Dobbiamo amare, prendersi cura dell'altro, dialogare ed agire. Ma è difficile. Come possiamo realizzarlo? Attraverso la conoscenza, la scuola, la memoria, l'impegno di tutti per la difesa dei diritti. Costruiamo un luogo in cui le differenze diventino unione. Abbiamo bisogno di dialogo. Accogliamo tutti. L'integrazione. E la solidarietà costruiscono la pace.